Teatro Vittoria, Stefano Messina e Chiara Bonome, voi qui siete i padroni di casa, ormai lo possiamo dire. Sì, infatti ci avete messo qui vicino ai bagni, ma perché possiamo stare ovunque, no? A parte gli scherzi. Ecco, sarete qui con circa 400-420 spettacoli più o meno, sì, durante questa stagione, infatti. E quindi cominciamo un pochino a raccontarli partendo dal Novecento di Baricco. Quindi Novecento di Baricco, no, un grandissimo testo, bellissimo, che è andato in scena anche l'altro anno, però siccome è venuto molto bene, è piaciuto molto, lo replichiamo per una settimana. E, insomma, è un testo molto conosciuto, c'è poco da dire, è una grande storia, sono quelle storie che ci piaceva sentire, no? Le favole che ci raccontavano i genitori o i nonni quando eravamo bambini, è una storia che raccontiamo agli adulti, perché anche da adulti abbiamo sempre necessità di sentirci raccontare delle storie. Questa è una storia bellissima, commuove, diverte, veramente veramente bella, una grande, il grande capolavoro di Alessandro Baricco. Poi avete ricostruito tutta la nave sul palco. Sì, sì, certo. Tipo aggiunge un po' sott'acqua. Esattamente, gira, si gira, però, affonda, poi si va sott'acqua, insomma, non ci facciamo mancare gli effetti speciali, quindi non mancano, sicuramente. E questo dal 13 al 17. Però le scene ci sono, veramente sono di Alessandro, sì, Chidi, sì. E le musiche sono fondamentali di Pino Cangialosi, il maestro Cangialosi. Sì, quindi tutte eccellenze anche. Assolutamente, sì. Diremmo. E quindi dal 13 al 17 novembre, sì, c'è il Novecento. Così mi dici. Poi passiamo subito dopo, a inizio dicembre, dal 3 al 15, con Stand Up Family. Quindi passiamo da un classico della letteratura italiana a un testo inedito, non lo metterei neanche nella letteratura italiana. È un inedito, è un testo appunto originale, scritto da me insieme a Mattia Marcucci, che vede come interpreti non solo Stefano Messina qui accanto a me, ma anche Francesca Draghetti, Roberto Stocchi e Simone Balletti. E è una follia, fondamentalmente, uno spettacolo che comincia come uno spettacolo di stand-up comedy e man mano diventa una commedia, e quindi abbiamo voluto unire due generi teatrali ormai, perché la stand-up comedy sta prendendo sempre più piede in uno spettacolo solo, in cui appunto non esiste la quarta parete. Venite a vedere di che si tratta. Molto curioso, molto divertente. Brillante e dissacrante, sì, insieme, assolutamente. Sì, sì, è sicuramente uno spettacolo che contiene delle novità proprio da un punto di vista drammaturgico. Molto bello, molto interessante. Poi, sempre subito dopo, a seguire immediatamente dal 19 dicembre, quindi per le vacanze di Natale, arriva Miss Marple, il gioco di prestigio, che insomma ha già portato con successo, no? Sì, anche questo è un classico dei classici, Agatha Christie, diciamo che è un romanzo, quindi riscritto, proprio la commedia l'ha scritta Edoardo Erba. E cosa dire? Che la polizia brancola nel buio, questo come sempre. E quindi, siccome la polizia brancola nel buio, chi risolverà questa volta il caso? Un altro mito tra i personaggi che nascono dalla penna di Agatha Christie, che è Miss Marple, interpretato da Viviana Antoniola, splendida. L'altra padrona di casa. La direttrice artistica di questo teatro, che interpreta una meravigliosa Miss Marple, mettendo la giusta ironia, la gagliarda con forza, questo personaggio che gli si ritaglia veramente su misura. Questa macchina perfetta della Christie, che è un meccanismo che appunto dà vita a un gioco di prestigio. Nulla è come sembra, no? Esattamente, esatto. Effettivamente. E poi passiamo invece successivamente, arriviamo alle Sfacciate Meretrici, quindi qui parliamo di febbraio. Sì. Donne del Risorgimento Italiano, quindi qui invece andiamo ad un omaggio invece alle grandi donne. Assolutamente, si cambia completamente genere, si tratta appunto di un omaggio a delle bellissime storie di donne dimenticate che hanno costituito proprio la storia del nostro presente, sia di donne che di uomini. Facciamo alcuni nomi per Colomba Antonietti Porzi, Anita Garibaldi, che è uno dei più noti, però il nome di Anita Garibaldi è noto perché è moglie di Garibaldi, ma in realtà invece ha dato il proprio contributo per ben altri meriti. Giuditta Tavani Arquati, Giuditta Bellerio Sidoli, ce ne sono tantissime, veramente. Cristina Trivulzio di Belgioioso, che è stata forse la prima patriota femminista e un intellettuale veramente incredibile, e antesignana anche delle Croce Rossine, per cui insomma c'è una storia incredibile da scoprire. Volevo aggiungere che questo spettacolo nasce come appunto come uno spettacolo, una commedia, è diventato anche un libro, ha avuto talmente successo che le
editrice. Sì, la casa editrice All Around ha deciso di farlo diventare un libro. Sì. Quindi praticamente quattro spettacoli, uno diverso dall'altro, quindi affronteremo. Siamo eclettici. Esatto. Perché così possiamo, come dire, valorizzare e dare senso a questo slogan come tu lo vuoi, nel senso che qui veramente che cos'è che noi diamo? Sicuramente grandi, grandi emozioni. E quindi venite al Teatro Vittoria, anche perché voi siete appunto resident ormai. Sì, noi siamo qui giorno e notte, ci trovate anche. Dormite anche se qui. Citofonate di notte, ci trovate qui. E venite al Vittoria perché il Teatro Vittoria è come tu lo vuoi. Grazie. Questa la tagliamo? No, no, la teniamo perché è un'ottima chiusura. Okay, grazie e complimenti. Grazie, ciao. A voi, ciao.